La piuma magica, versione N grado 2. C'era una volta, un contadino di nome Enzo e la sua bella ed amata moglie Roberta, stavano lavorando nella terra. Loro raccolsero la frutta e ricordarono che un tempo, loro erano stati testimoni delle proprietà della piuma magica. Non sapevano però che Emily se la fosse ripresa, portata poi tra l'altro al sicuro nella torre antica del castello. Loro allora avevano detto quel 5 ottobre 1501 che erano fortunati. Ma nel loro subconscio avevano saputo da Emily che oggi era tornato per farsi vedere ritrasformarsi. Allora tornò mago e raccontò che le piume di un vecchio uccello che avevo strappato io. Ricordo che erano tutte magiche e le ho ritrovate dopo che infatti erano state perdute, eccole qua. Gliele consegnò allora tutte e con quelle scrissero 26 favole che poi li si fece nell'anno dopo tutto quello che non speravano avverarsi, oggi questa storia collegata alla versione La piuma magica. Fine. Molto bella questa storia, complimenti.